L'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, in visita privata alla clinica Mangiagalli fra i piccoli pazienti del reparto di chirurgia pediatrica. Si realizza così un desiderio che il cardinale aveva espresso da tempo. Un incontro che il cardinale Angelo Scola aveva chiesto da tempo, quello con i piccoli malati della clinica Mangiagalli di Milano. Una visita che ha portato la speranza dentro le stanze, diventate per tanti bimbi e mamme una seconda casa. Regina, un anno soltanto, era nata senza esofago. Qui i medici glielo hanno ricostruito. Lui ha benedito tutti i bambini, anche particolarmente ha toccato la sua pancia. Io chiedevo benedizione toccando la tua pancia. La sua bimba ha avuto un intervento all'esofago molto delicato. Molto delicato, 13 ore di operazione. Lei è affetta da sindrome di Noonan, quindi ha varie patologie. È cardiopatica, adesso doveva subire un intervento che purtroppo abbiamo dovuto rimandare perché ha avuto problemi. Cosa ha chiesto al cardinale? Beh, insomma, una benedizione particolare. Anche l'arcivescovo è commosso quando lascia il reparto di chirurgia pediatrica. Vedere il sorriso di questi bambini provati, vederli come li ho visti ancora sofferenti, anche i più grandicelli per interventi molto, molto delicati, subiti, fa bene. Del resto i salmi dicono una cosa terribile a proposito dell'uomo, dicono che l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Dopo la visita, la celebrazione della messa nella cappella dell'ospedale. Si ricordano i santi innocenti martiri, la strage dei bambini voluta da Erode, l'omelia dedicata proprio alla sofferenza, che sembra così ingiusta, dei più piccoli. A Pavia, una associazione